Due feriti, di cui uno in grave condizioni. Il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina intorno a mezzogiorno è incontrato a San Cusumano, sulla provinciale Trapani-San Vitolo Capo, davanti all'azienda Castiglione. Uno scuterone, per causa ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus Station Vehicle condotta da una donna dipendente dell'azienda ittica. A riportare la peggio l'uomo, un quarantenne, che era in sella allo scuterone. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Antonio Abate. Ha riportato fratture in diverse parti del corpo. Dopo una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del comune trapanese, è stato ricoverato con riserva sulla vita. Se l'è cavata invece con un grosso spavento la donna coinvolta nell'incidente, aveva appena finito di lavorare e si stava recando nella sua abitazione di Custonaci. L'autocarro di un'impresa edile trapanese si è fermato per consentire alla Focus, che usciva dall'azienda Castiglione, di mettersi sulla provinciale. Lo scooterone diretto da Pizzolungo verso Trapani ha soppassato l'autocarro schiantandosi contro l'auto. L'impatto è stato violento: l'uomo che indossava il casco è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull'asfalto. Il primo a soccorrerlo è stato il conducente dell'autocarro che è il titolare dell'impresa edile. La dinamica ora è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Erice e presente anche una pattuglia e la squadra volante per fare viabilità.